Ciao a tutti e bentornati in un nuovo LearnMas. Nel LearnMas di oggi impareremo due tempi verbali in 3 minuti. I due tempi verbali che impareremo sono il present continuous, presente progressivo, e il past continuous, passato progressivo. Il presente progressivo si utilizza per un'azione continua che sta accadendo nel presente. Right now I am recording a video. Qualcosa che sta accadendo adesso, nel presente, ed è continuo. Il passato progressivo è esattamente la stessa cosa, ma semplicemente nel passato. Quello che dobbiamo fare per imparare il presente ed il passato progressivo è imparare prima di tutto la coniugazione del verbo stare. La impareremo nel presente indicativo e nell'imperfetto indicativo, e poi dovremo imparare il gerundio dei verbi regolari. Iniziamo dal gerundio in quanto sarà uguale per il presente progressivo e per il passato progressivo. Prendiamo i verbi in are, ere, ire, per esempio mangiare, sostituiamo are con ando, mangiando. Prendiamo leggere, sostituiamo ere con leggendo. Prendiamo dormire, sostituiamo ire con endo, dormendo, sleeping. Facendo questo abbiamo creato il nostro gerundio di questi 3 verbi. Questa sarà una parte fissa del nostro presente progressivo e passato progressivo. Iniziamo adesso ad imparare il presente progressivo. Quello che dobbiamo fare è coniugare il verbo stare al presente indicativo. Tu stai, lui, lei sta, noi stiamo, voi state. Loro stanno. Il presente progressivo è composto dal presente indicativo del verbo stare e dal gerundio. Vogliamo dire I am eating. Quello che facciamo è dire io sto mangiando. Io sto mangiando. Come vedete, in inglese si dice I am eating, in italiano si dice I stay eating. Facciamo una frase d'esempio. Sto parlando di fronte alla fotocamera. Sto parlando di fronte alla fotocamera. Come vedete, ho coniugato il verbo stare al presente indicativo e ho aggiunto il gerundio del verbo parlare. La struttura del past continuous è esattamente la stessa, con la sola differenza che il verbo stare non si coniuga al presente indicativo, ma all'imperfetto indicativo. Io stavo, tu stavi. Lui, lei stava, noi stavamo, voi stavate, loro stavano. Perciò, se noi vogliamo dire we were eating, prendiamo noi stavamo e poi il gerundio, mangiando, noi stavamo mangiando. Facciamo una frase. Quando mia sorella è arrivata a casa, io stavo studiando. Quando mia sorella è arrivata a casa, io stavo studiando. Facciamo un'altra frase. Che cosa stavi facendo alle 9 di sera? Che cosa stavi facendo alle 9 di sera? Come vedete, anche qui abbiamo coniugato il verbo stare all'imperfetto indicativo e abbiamo aggiunto il nostro gerundio. Abbiamo finito con il LearnMas di oggi. Spero che questo video sia stato utile e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Se avete domande o dubbi, scriveteli nei commenti e se il video vi è piaciuto, mettete un like ed iscrivetevi al canale. Vi ringrazio tanto per averlo visto e noi ci vediamo domani con un nuovo video. A presto!